benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento delle interview, una delle novità più scelte di quest'anno di Un Posto di Scienza, il programma gratuito di divulgazione scientifica del gruppo ERA, pensato per le scuole secondarie di secondo grado. Io mi presento, mi chiamo Luisa Domeniconi e vi accompagnerò in questa interview e poi presenteremo naturalmente il nostro ospite. Porto anche il saluto da parte dei responsabili di ERA che seguono con noi questa intervista. Dunque vi informo che siamo giunti alla 16ª edizione del progetto Un Posto di Scienza. Il titolo di quest'anno è What If? Cause ed effetti di un mondo interconnesso. Sarà quindi un viaggio per comprendere le infinite connessioni che legano ogni cosa. Le interview sono state pensate per consentire agli studenti di interagire direttamente con professionisti provenienti da tutte le parti d'Italia, quindi professionisti della ricerca, scienziati, professionisti dell'industria e anche delle start-up. La modalità a distanza ci consente anche di coinvolgere più classi in contemporanea durante queste interviste. Oggi infatti con noi abbiamo due classi dell'Istituto Tecnico di Rimini Belluzzi da Vinci, con la classe 4B e la classe 5B. Da quest'anno vi voglio anche aggiungere questa cosa: abbiamo come ulteriore approfondimento le tematiche ambientali e di attualità un'iniziativa sempre del gruppo ERA, dicono che sono dei brevi podcast della durata di circa 15 minuti che sempre sfruttando la modalità dell'intervista con degli esperti autorevoli vogliono sfatare falsi miti su tematiche come la gestione dei rifiuti, cambiamento climatico, transizione ecologica e tanti altri temi ancora. Prima di presentare quindi la nostra ospite, voglio salutare tutti i ragazzi delle classi in collegamento e in particolare andremo a conoscere i due portavoce che dovranno, come dire, porre le loro domande, ma che avranno anche la possibilità naturalmente di alimentare la discussione facendo anche delle domande, delle richieste di approfondimento. Insomma, saranno un po' i vostri portavoce, ma anche i vostri inviati in missione, come dei veri e propri giornalisti. Quindi andiamo a presentare i ragazzi a questo punto, perché sono due ragazzi. Quindi diamo il benvenuto a Yuri Poletti della 4B. Buongiorno Yuri, potete accendere il microfono così ci salutiamo. Ciao Yuri, buongiorno a te. Buongiorno. Buongiorno. E di fianco a te abbiamo invece il compagno di 5B, Elia Mosconi. Buongiorno Elia. Elia non c'è, sono Matteo, così. Buongiorno. Perfetto Matteo, ok, allora cambiamo e mettiamo Matteo. Allora, benissimo. Allora, adesso lascio la parola finalmente alla nostra architetta, a Valentina Porcento, che è architetto e direttore del Dipartimento dello Studio Mario Cucinella Architect. Allora, buongiorno Valentina, grazie per la pazienza, ci abbiamo messo un po' ma ce l'abbiamo fatta. Buongiorno a tutti e buongiorno ai ragazzi. Allora, direi che puoi cominciare. Allora, decidi tu se ti presenti, così ci dici un po' chi sei, come sei arrivato, dove sei adesso. Anzi, intanto, come prima cosa, vorrei sapere esattamente dove ti trovi. Allora, in questo momento mi trovo in ufficio. Fortunatamente, diciamo che l'ultimo periodo è la gestione in parte da remoto, non solo della didattica, ma anche del lavoro, ci ha impattato relativamente, quindi per fortuna ora riusciamo con una certa flessibilità a gestirci ed essere anche presenti fisicamente in ufficio, che per il tipo di lavoro che facciamo è molto importante, perché ci permette di confrontarci e di farlo magari materialmente anche davanti a dei modelli fisici che mettiamo a punto man mano che sviluppiamo i progetti. Insomma, sicuramente un po' come a scuola anche nell'ambito dei progetti e del lavoro che facciamo come architetti, ecco, il poter essere in presenza è molto importante. Ma esattamente il vostro studio dove si trova? Allora, MCA è uno studio che ha base principale a Bologna, dove siamo qua ormai da
da diversi anni, in realtà è stato fondato ormai 30 anni fa. Abbiamo però anche un'altra sede a Milano, recentemente ci siamo un po' ingranditi. Siamo uno studio che ha una certa, diciamo, esperienza a livello nazionale e che da qualche anno, da diversi anni, sta portando avanti anche dei progetti in ambito internazionale, in Europa, in Medio Oriente, in Africa, in Asia, principalmente anche qualcosa in America Latina. E niente, siamo il nostro ufficio è in realtà all'interno di un'ex officina meccanica che è stata riqualificata. Siamo un centinaio di persone, e chiaramente non tutti architetti, abbiamo chi si occupa più di aspetti amministrativi, chi si occupa delle visualizzazioni fotorealistiche, quindi quelli che in gergo tecnico vengono chiamati rendering, che sono quelle immagini, diciamo, dei progetti molto simili rispetto a come dovrebbero poi risultare i progetti nella realtà. C'è chi si occupa dei modelli fisici, quindi chi realizza i cosiddetti plastici. Poi ovviamente abbiamo altri che sono più sui progetti. Molti di questi, comunque anche di queste figure un po' così collaterali, hanno comunque una formazione da architetti e da ingegneri. E poi c'è la nostra unit, siamo un gruppo di 5 persone, ci occupiamo di ricerca e sviluppo all'interno dello studio, in particolar modo sulle tematiche di valenza più ambientale e sociale. E lo facciamo prevalentemente in due modi. Sia supportando i progetti, quelli un po' più strategici, un po' più importanti, quindi affiancando chi diciamo sviluppa i progetti in maniera tale che delle considerazioni ambientali possano essere fatte proprio all'inizio dello sviluppo di questi lavori, e in parte anche svolgendo delle ricerche un po' a sé stanti o comunque a prescindere dai progetti, ma che comunque con i temi dei progetti hanno a che fare. Quindi questo è quello che prevalentemente facciamo. Io personalmente lavoro con MCA dal 2016 e nel mio percorso universitario e anche preuniversitario, diciamo che il motivo in realtà per cui ho scelto di fare questo lavoro non ha niente a che fare con l'architettura di per sé, nel senso che ho sempre visto l'architettura come un ambito che mi permettesse di, diciamo, non rinunciare a nessun punto di vista, perché è un mestiere molto trasversale. L'architetto stesso nei progetti ha un ruolo un po' di direttore di orchestra, quindi deve essere consapevole un po' di tutti i temi senza necessariamente scendere nel dettaglio di tutto, coltivando due sfere, non per forza quella super tecnica e bassa, ma anche quella un po' più, se vogliamo, artistica, culturale, sociale. Sono originaria di Cagliari, quindi ho studiato a Cagliari, come credo si possa capire dal mio cognome. Successivamente ho deciso di, nel mio percorso, che è un percorso universitario ormai 3 più 2, anche per gli architetti come per molti altri percorsi universitari, di specializzarmi in progettazione sostenibile, e quindi mi sono trasferita a Torino, al Politecnico, dove ho conseguito la laurea magistrale. E questo perché ritengo tuttora che, insomma, queste tematiche ormai siano abbastanza di attualità e ineludibili, quindi era importante che anche come architetto ci fosse comunque una formazione sui temi ambientali, quindi capire come già a livello di architettura, e non delegando tutte queste scelte magari a chi si occupa solo delle parti finali del progetto, come per esempio la definizione degli impianti, avere queste conoscenze come architetto permette di affrontare determinate criticità sin da subito. E di solito quando lo si fa sin da subito è, diciamo, il modo migliore per assicurarsi che poi i risultati ci siano. Poi successivamente mi sono trasferita a Bologna, dove ho fatto un master post laurea, che tra l'altro è proprio promosso e fondato dallo stesso studio per cui lavoro, quindi da Mario Cucinella, che è il nostro principal. È un percorso molto interessante perché permette di, sì, diciamo, avere della didattica, ma non della didattica frontale bassa. Quindi come studenti post laurea eravamo, insomma, un po' un ibrido tra degli studenti universitari e dei professionisti, quindi eravamo chiamati a affrontare e sviluppare dei progetti che fossero un po' anche sfidanti, particolari, qualcosa che non sempre capita nella vita di tutti i giorni. E questo è stato molto arricchente perché ha permesso di essere liberi per certi versi dalle dinamiche tipiche del lavoro
quotidiano, ma dall'altra di potersi confrontare anche con i professionisti dello studio. E successivamente sono entrata a far parte della unit di ricerca e da qualche anno ne sono un po', ecco, la responsabile. E se come introduzione, diciamo, può bastare, io magari passerei a illustrarvi qualche immagine. Sì, sì, grazie qualche... Valentina, eventualmente poi dopo magari sentiremo delle domande dei ragazzi se poi hanno bisogno di ulteriori approfondimenti. Sì, sì, vai pure con la presentazione. Assolutamente sì. Allora, diciamo che questa presentazione, visto anche il tempo a disposizione, si focalizza prevalentemente su due progetti. E uno in particolare è un progetto che è stato portato avanti, come un pochino anticipavo prima, all'interno del master post laurea. Quindi di fatto è stato sviluppato all'interno di MCA, ma anche all'interno di SOS, che è il nome appunto di questo master. SOS sta per School of Sustainability. Lo ritengo interessante perché appunto fa vedere un approccio che è un po' tipico dello studio, ma che è stato sviluppato comunque da persone che sono dei quasi professionisti, quindi ancora in una fase di formazione, educazione per quanto già laureati. Questo progetto rappresenta un nuovo modo di concepire la progettazione urbana nell'ambito delle città così come sono oggi, e in particolar modo provando a inserire dei concetti che riguardano la progettazione e la bioclimatica sin da subito. E quindi noi, in maniera un po' così provocatoria, lo avevamo chiamato un po' il parco del XXI secolo, cioè un parco che non può essere che se non così, cioè se non partire da questi presupposti di carattere ambientale. In particolare ci eravamo concentrati sull'area di Bologna, su un'area di Bologna che è quest'area che vedete qui, non so se vedete il cursore, ma credo di sì. L'area si chiama Prati di Caprara e Ravone, questi qua sono i Prati di Caprara, questa è l'area del Ravone. Si tratta praticamente di un'area che si trova, diciamo, in realtà a poca distanza dal centro, il centro di Bologna è qui, ma si presenta come un gigantesco potenziale bosco urbano. Bosco urbano è anche come viene definito da molte associazioni che sono nate in città in questi anni per tutelare quest'area da un'eccessiva cementificazione. Inoltre è un'area che, avendo un passato legato prevalentemente alle ferrovie che corrono praticamente limitrofe a tutto questo lato nord del sito, e avendo ospitato anche delle caserme militari, chiaramente presenta degli edifici esistenti che non sono più idonei per quella che sono le esigenze di oggi, però potrebbero in parte essere ancora recuperate. Quindi è un'area sicuramente molto attraente, con del gran potenziale, sia per quella che è la sua superficie, sia per quella che è la sua posizione. In più si trovava vicino, e si trova tuttora vicino, a quelle che noi chiamiamo di solito polarità, cioè degli elementi che all'interno della città hanno un ruolo un po' attrattore. Una è sicuramente l'Ospedale Maggiore, quindi uno dei più grandi ospedali che ci sono qui a Bologna. L'altro è una realtà molto interessante, l'edificio Golinelli, che è, diciamo, frutto dell'iniziativa di un filantropo illuminato, appunto Marino Golinelli, che ha voluto realizzare questo edificio a carattere formativo e culturale, pensando che appunto la formazione non sia qualcosa che riguarda solo una certa fascia di età, ma di fatto che possa essere promotrice di quello che viene chiamato lifelong learning, cioè imparare durante tutta la vita. E poi appunto qui abbiamo un fiume, abbiamo la ferrovia, insomma è un'area che aveva una certa attrattiva. Noi nell'approcciare quest'area ci siamo subito, anche un po' partendo da quello che avevamo imparato all'interno del corso e all'interno dello studio, focalizzati su quello che è lo studio del clima locale. Quindi ad oggi neanche gli architetti, così come molti altri, possono prescindere dal tenere conto che ci sono delle evidenze scientifiche che dimostrano quanto il cambiamento climatico sia in atto e come in ciascuna località, in ciascuna città, questo si presenti con delle caratteristiche specifiche diverse, che ovviamente sono influenzate da dove ci si trova nello specifico. Quindi ad esempio Bologna, caratterizzata un po' come tutte le metropoli, anche se Bologna non la definirei esattamente una metropoli, ma comunque come le grandi città,
è caratterizzata da un innalzamento delle temperature, quindi dal cosiddetto effetto isola di calore. Se ci si trova all'interno della città ci si rende subito conto che la temperatura percepita è più alta. Se ci si sposta sui colli questo effetto viene gradualmente meno. C'è la tendenza a vedere piogge meno frequenti, ma quando piove, piove davvero tanto e questo può provocare dei danni e chiaramente tutti questi trend climatici hanno un impatto su una serie di settori, tra cui chiaramente anche gli edifici. Bologna in quegli anni, era il 2015, aveva adottato uno strumento, pian piano le città stanno adottando questi strumenti anche stimolati dal coinvolgimento della cittadinanza, che era una sorta di piano di adattamento al cambiamento climatico, quindi prevedendo una serie di, diciamo, buone azioni per poter rispondere a determinate urgenze, appunto di carattere ambientale. Tuttavia, l'intervento che il Comune all'epoca stava prevedendo per quell'area di cui vi parlavo prima era un intervento ancora all'insegna, diciamo, di un modo un po' vecchio di fare pianificazione urbana e trasformazione della città. Prevedeva ancora molta superficie costruita, molto cemento, la potenziale sacrificio di aree verdi che sono molto importanti, perché chiaramente più si cementifica più si tende a impedire per esempio all'acqua, quando piove tanto, di fluire naturalmente, e questo può generare chiaramente dei danni. Dall'altra è importante preservare queste bolle di verde all'interno della città, particolarmente se molto edificata, perché possono dare molteplici benefici e li vedremo a breve. Quindi il nostro ragionamento, appena abbiamo approcciato questo progetto come giovani architetti e progettisti, era quello di vedere l'area, che è questa qua, che vedete più piccola, non come l'area e basta, ma come un'area che fa parte di un sistema territoriale più ampio, proprio perché in una città appunto nessun elemento, nessun tassello si comporta in maniera isolata, ma interagisce con tutti gli altri. Quindi abbiamo preso da una parte quello che viene chiamato il sistema ambientale, quindi tutto il sistema delle aree verdi e dei corpi idrici, tutto il sistema delle acque. Come vedete, Bologna, avendo un centro, come molte città emiliane, storico, molto fitto, tendenzialmente ha tutte le aree verdi che si trovano intorno, in particolar modo tutte queste fasce oltre la tangenziale, che sono tutti territori periurbani e agricoli, e soprattutto la fascia la zona dei colli, che chiaramente è immediatamente riconoscibile. E poi unire a questa mappa quella delle aree di trasformazione della città, cioè quelle aree per cui ancora il comune sta decidendo cosa fare. Possono essere sia aree pubbliche sia aree private. E questo era un modo anche per stimolare la riflessione all'interno dell'amministrazione, cioè dire: ma perché non si mettono insieme tutto questo sistema di aree verdi, corpi d'acqua, corpi idrici, eccetera, e le aree di trasformazione, e non si dà alla città quella che viene chiamata green infrastructure? Cos'è la green infrastructure? La green infrastructure non è altro che un sistema interconnesso di aree verdi, edifici, infrastrutture per la mobilità, che però vengono concepite con l'obiettivo di dare dei servizi ecosistemici, cioè dei servizi che normalmente uno riscontra in natura: l'assorbimento della CO2, il drenaggio delle acque piovane, benefici anche psicologici, non solo benefici, diciamo, immediatamente tangibili. Non bisogna dimenticare che il verde, più in generale, il poter far interagire in maniera virtuosa gli spazi costruiti e ciò che invece è presente in natura, ha anche un importante impatto su quello che è il benessere psicofisico delle persone. E su questo ci sono molti studi che riguardano, per esempio, anche la capacità di apprendimento a scuola. È dimostrato, per esempio, che all'interno degli spazi didattici, se si ha la possibilità di avere delle viste di qualità verso l'esterno, si impara con più facilità, cioè ci si trova in una condizione di maggiore relax. Quindi l'idea era: ma facciamo di Bologna, che è una città fondamentalmente molto edificata, il manifesto di una città diversa, che un po' attinge, diciamo, da quelle che sono le sue risorse, le mette insieme e prova a dare alla città questo valore aggiunto della green infrastructure. Poi ovviamente ci siamo concentrati su un pezzettino di questa green infrastructure, che è appunto la nostra area di progetto. E abbiamo provato a proporre un progetto alternativo rispetto a quello che il comune pianificava di fare. Quindi l'idea era sostanzialmente che
chiaramente questa grande area di diversi ettari potesse essere scomposta in alcuni tasselli, anche in parte facendosi contaminare e influenzare da quelli che sono tutti gli elementi che ci sono vicino. Quindi, per esempio, la parte più vicina al centro, essendo Bologna una città a vocazione universitaria, l'idea era quella di tenere tutti questi capannoni delle ferrovie e provare a creare delle abitazioni in qualche modo innovative, soprattutto per l'housing studentesco, anche pensando che appunto uno dei problemi principali è il fatto che a Bologna c'è tantissima domanda di residenze per studenti, ci sono pochi edifici o comunque edifici che si trovano in condizioni non sempre idonee per ospitarli, e quindi, diciamo, facendo 2+2, evitando di creare troppi edifici nuovi e sfruttando al meglio quello che c'era, data anche la posizione tutto sommato centrale di questa parte dell'area, questa immaginavamo potesse esserne la vocazione. Tutta questa parte centrale invece, che si trova vicino all'ospedale maggiore, l'abbiamo in gran parte tenuta come un parco nel nostro progetto, quindi in realtà a volte l'architetto può anche decidere di non fare granché, ma di fare il minimo o di fare ciò che consente a determinate aree di essere messe a disposizione della cittadinanza, quindi agire magari sui confini, aprire il perimetro, creare dei percorsi, qualcosa che permetta ai cittadini di fruire di questo bosco urbano. Un bosco urbano che può avere anche finalità terapeutiche, quindi l'idea era proviamo a far sì che all'interno di questo parco le persone possano anche fare riabilitazione se si trovano all'ospedale, oppure chi vive quest'area come un semplice cittadino possa praticare delle attività sportive che in ottica sempre di salute aiutano sul fronte della prevenzione. Invece tutta quest'area più vicina all'opificio Golinelli era immaginata come un'area in cui questi capannoni militari in parte della Croce Rossa Italiana potessero ospitare per esempio delle scuole di arti e mestieri, quindi qualcosa di complementare e di sinergico rispetto all'opificio Golinelli. Però tutto questo in gran parte sfruttando quello che già c'era. Per fare questo progetto chiaramente avevamo sfruttato un po' di strumenti che, anche se non è magari scontato saperlo, però in particolar modo noi, vista anche la dimensione dello studio, vista la particolare vocazione che lo studio e attenzione ha sempre avuto per i temi ambientali, ci troviamo spesso a utilizzarli, quindi in qualche modo questo è anche un po' il tipo di conoscenza che si trasferisce agli studenti. Questa che vedete è una mappatura che mostra come il vento si distribuisce nell'area, e questo perché? Perché il vento ha una specifica influenza rispetto alla percezione del comfort, e noi sapevamo dalla nostra analisi che Bologna stava andando incontro a delle estati torride, quindi l'idea in uno spazio aperto è quello anche di creare quanto più possibile con quello che si inserisce o che non si inserisce, delle condizioni confortevoli. Questa è un'altra mappa che tiene conto per esempio anche delle alberature e che riguarda la temperatura percepita. Quindi sovrapponendo tutta una serie di analisi, non solo queste due che vi mostro, eravamo riusciti a dividere in zone tutto questo parco e a dare, in base al fatto che ci fossero condizioni di maggiore o minore ventilazione, condizioni di maggiore o minore umidità e così via, delle caratteristiche diverse. Quindi è come dire, usiamo gli strumenti di progetto, che possono essere come si fanno gli edifici, come si posizionano gli alberi, come si modella il paesaggio, degli strumenti per rispondere a delle condizioni microclimatiche specifiche di questo contesto. A una scala più ampia, questo permetteva sostanzialmente di dare a Bologna, che è una città che ha poco verde in prossimità del centro storico, su tutte queste aree più piccole che voi vedete qui, un'area di dimensioni maggiore, che si è confrontata a altre città nel mondo, Monaco, New York, Londra, è una dimensione chiaramente non come il Central Park di New York, ma comunque in proporzione, se consideriamo le dimensioni di Bologna, è un parco che ha una sua validità, una sua importanza. E poi abbiamo confrontato appunto come questo intervento permetteva di passare da una situazione attuale con una certa cementificazione, messa a confronto con quello che invece era quello previsto dal comune, noi andavamo sostanzialmente a depermeabilizzare molte delle aree. Quindi non sempre l'intervento degli architetti è finalizzato a cementificare o a realizzare per forza degli interventi molto invasivi. Il secondo progetto e ultimo che vi mostro è invece un progetto che è stato sviluppato in questi anni dallo studio a Milano, in un'area
oggetto di rigenerazione. Il progetto è noto come Sevilano ed è stato sviluppato per uno sviluppatore immobiliare che si chiamava Borio Mangiarotti, è una società storica, diciamo, della Lombardia. È un'area che si trova anche in questo caso, come vedete, non è un'area che vediamo come se fosse quell'area e basta, ma fa parte di un sistema. Milano ha questa logica anche lei di infrastruttura verde, in questo caso sono chiamati i raggi verdi perché si avvicinano al centro progressivamente, e quest'area si trova praticamente nella parte ovest, un'area di 300.000 metri quadri, un'area si chiama Calchita Eggi, e diciamo costituisce effettivamente un importante tassello di tutto questo sistema. Si trova in prossimità, tra l'altro, anche di infrastrutture di collegamento che potenzialmente permettono alle persone di spostarsi da questa zona al centro relativamente in poco tempo, nonostante le distanze fisiche. Quindi, in particolare, in questo caso è l'area è servita dalla metro Bisceglie. In 12 fermate, per intenderci, si è al Duomo. Questo è uno dei primi sketch di progetto. L'idea alla base di questo intervento era quella di creare un parco abitato. Quindi chiaramente in questo caso avevamo un cliente che voleva fare determinate quantità di abitazioni, e ovviamente anche perché c'è un'economia dietro da sostenere, questo non si può sicuramente ignorare, però potevamo decidere di essere più invasivi rispetto al parco, che è questo che vi sto evidenziando qui, oppure di rimanere tutto sommato in una posizione un po' più limitata. Questo progetto prevede per lo più una quota parte di residenze, circa 48.000 metri quadri, che si dispongono qui su queste due direttrici che vi sto indicando, quindi ai lati praticamente del parco, un'area di uffici che si trova strategicamente in posizione più vicina alla metro, perché chiaramente chi vuole degli uffici di solito li vuole ben serviti, sono circa 28.000 metri quadri, e poi degli spazi commerciali che si trovano invece qua in basso. Però è importante anche considerare che il parco stesso ha una funzione all'interno della strategia generale di questo progetto. Infatti questo progetto è ispirato un po' al concept della città giardino. La città giardino non è un'invenzione degli architetti degli anni 2000, è qualcosa che in realtà risale quasi alla fine praticamente dell'Ottocento, inizi Novecento, quando pian piano, dopo la rivoluzione industriale, le città cominciavano a espandersi e cominciava a esserci il problema che il verde veniva in parte sacrificato. Quindi c'è un modo per far sì che le città e la natura possano in qualche modo convivere, e questo portò Howard, che era il teorico della città giardino, a proporre questo modello di sviluppo urbano. Noi ovviamente, trovandoci negli anni 20 del 2000, non possiamo prendere le idee che erano di secoli fa e tradurle così come sono nel mondo di oggi, però possiamo in parte ispirarci a queste idee e provare a, diciamo, adattarle in funzione di quelle che sono le necessità di oggi. E in questo caso, per esempio, abbiamo fatto molta attenzione a far sì che le viste, che ci fosse sempre una relazione tra le aree verdi, diciamo, più generose di questo master plan e le residenze, così come anche per gli uffici, però al contempo anche che ci fossero questi grandi boulevard, che erano le due direttrici che vi indicavo prima, che fossero potenzialmente servite, quindi che fossero anche rappresentative di un modo di vivere nella città di oggi, nella città contemporanea, ma avendo a disposizione, visto che siamo nella prima periferia di Milano, di zone verdi che sicuramente chi vive vicino al Duomo non può sfruttare. Questo cosa ha comportato da un punto di vista di progetto? Ha comportato che questi volumi che vedete qua in questo sketch, che sono praticamente le residenze viste dall'alto, fossero non perfettamente allineate tra di loro, ortogonali, come può succedere in un intervento, diciamo, tradizionale, ma fossero disposte secondo dei diversi piani di rotazione, che noi tra l'altro siamo in grado un pochino di controllare attraverso i software, per far sì che sostanzialmente ci fosse la massima permeabilità visiva, cioè che gli edifici non si ostacolassero gli uni rispetto agli altri. In più gli edifici si trovano su questa specie di boulevard centrale, che è un po' un boulevard attrezzato, cioè ci sono aree comuni, gli atri d'ingresso, spazi per associazioni, anche piccoli servizi che al giorno d'oggi sono sempre più richiesti, quindi ad esempio, non so, i lockers per le consegne di Amazon,
oppure lo spazio dove la famiglia, se vuole, può lasciare il bambino, oppure delle aule studio che magari sarebbero state molto utili, soprattutto nel periodo del lockdown. Queste sono delle viste, appunto, dei render che mostrano un po' la relazione tra il parco e questi edifici. Come vedete, nel linguaggio questi edifici un pochino si differenziano tra loro, anche perché l'idea non è creare degli spazi tutti uguali. Come vi dicevo, sono posti al di sopra di un basamento che ospita diverse tipologie di spazi comuni. Questo consente di avere sì una dimensione in cui le famiglie vivono privatamente, perché comunque ciascuno vuole coltivare una propria dimensione domestica, però anche la possibilità di interagire con il proprio vicinato. Quindi anche a Milano si può avere forse una dimensione di vicinato, se vogliamo, molto più amichevole. Quindi da qui vediamo il confronto tra la metropoli e questo intervento, e vediamo anche la diversità di queste tipologie. Quindi abbiamo tipologie che, senza voler entrare troppo nel tecnico, però si differenziano molto per i prospetti. Abbiamo le famiglie che hanno le terrazze, quelle che hanno le logge, che invece rientrano all'interno dei prospetti degli edifici, quelle che hanno serre e bow window. Sono anche non solo degli elementi estetici che movimentano il prospetto, sono anche dei dispositivi bioclimatici, quindi le terrazze con le loro sporgenze, in base a di quanto sporge una terrazza, permettono di ombreggiare gli spazi abitati e quindi di ridurre potenzialmente quelli che sono i consumi, soprattutto nella stagione estiva. Le serre, le logge permettono invece di sfruttare il più possibile quelli che sono gli apporti di calore, cioè gli apporti che naturalmente il sole dà durante la stagione invernale. E questa, appunto, una vista notturna all'interno di questo spazio tra le residenze, e ancora una volta poi la relazione col parco. Questo è l'edificio uffici. Chiaramente questi edifici un po' più imponenti si trovano non disseminati in tutto il masterplan, ma in delle posizioni anche abbastanza strategiche. Questo sia perché, come dicevo prima, l'ufficio di solito sta in una posizione strategica, ma anche perché non si vuole rompere questa idea della città giardino eccessivamente. E poi il parco stesso è un luogo tutto sommato facilmente identificabile come parco da chi lo utilizza, ma al contempo che permette di sfruttare anche dei servizi innovativi. In particolare per tutto questo intervento, lo sviluppatore immobiliare aveva intenzione di sviluppare anche una piattaforma digitale attraverso cui i cittadini potessero prenotare l'uso di diversi spazi, appunto fissare gli orari delle consegne. All'interno dell'area sono previste dei punti dove si può naturalmente prendere dell'acqua potabile senza pagarla e così via. Insomma, delle cose anche che pian piano cominciamo a vedere in giro nelle nostre città. E questo è quanto. Io lascerei lo spazio alle domande, se siete d'accordo. Grazie Valentina. Direi un intervento molto interessante, un po' tecnico se vuoi, però secondo me, poi dopo magari i ragazzi se hanno bisogno di ulteriori spiegazioni, c'è ancora la condivisione, credo, quindi se riesci, ecco, parte. Quindi dicevo che magari i ragazzi sanno nelle loro domande sicuramente già preparate, però se vogliono poi farti delle domande di approfondimento saranno sicuramente le benvenute. Allora, l'incontro di oggi aveva come scopo quello di far capire, cioè di sottolineare quanto sia importante che nella pianificazione urbana cercare di andare, come dire, incontro a quelli che saranno gli obiettivi dell'Agenda 2030, quindi di quanto si possa con lo studio e con tanti diversi professionisti, come ci hai poi raccontato tu, fare appunto una pianificazione delle nuove città o comunque anche della riorganizzazione di città già esistenti, che questo direi che è fondamentale, e tutto il lavoro che ci sta dietro, stando naturalmente molto attenti a tutti gli elementi che tu ci hai nominato. I servizi ecosistemici, che altro non sono che gli ecosistemi naturali che, come dire, a noi ci danno tanto, perché grazie, se facciamo l'esempio naturalmente dei parchi urbani, nelle città servono non solo a creare benessere, perché quando uno comunque è contornato dal verde, comunque siamo degli animali e quindi viene fuori un po' il nostro retaggio,
e quindi ci troviamo subito molto bene, ma anche dal punto di vista dell'assorbimento della CO2, la produzione di ossigeno, insomma tutte le cose che siano comunque ben note. Quindi questi due esempi concreti che tu ci hai fatto, secondo me, potranno far capire ai ragazzi che, visto il cambiamento climatico in atto, ci sono strategie che noi come diciamo umanità possiamo mettere in atto per cercare di sistemare qualcosa, di riuscire a creare un pochino più di benessere e appunto riprogettare in alcuni casi le nostre città. Un'altra cosa che lancio ai ragazzi, poi lascio la parola a loro, è anche, visto che voi come studio di Cucinella avete lavorato anche con un gruppo di ragazzi per il progetto di ERA, magari vi chiederemo, intanto pensateci, che cosa vi piacerebbe che ci fosse in una città che potesse, come dire, anche a voi come studenti, come ragazzi giovani o comunque con quello che vorrete essere nel futuro, che invece non state trovando nelle vostre città. Ecco, quindi c'è tanta carne al fuoco, se vogliamo tiriamo fuori tantissime cose. Allora, lascio però intanto la parola ai nostri due portavoce, quindi naturalmente lascio prima parlare la Quinta B, quindi siamo al Belluzzi di Rimini. Allora, Yuri, vediamo un po' le domande che puoi avere. Ciao, buongiorno. La prima domanda che volevo fare è come riesco a far convivere l'esistente con l'aspetto storico in modo da ottenere un risultato più funzionale possibile? Ecco, questo è un aspetto di cui non abbiamo parlato, però effettivamente noi in Italia, che è un paese culturalmente, diciamo, che ha delle bellezze che ci invidia in tutto il mondo. Bella domanda. Grazie Matteo, perché tu sei Matteo della Quinta, giusto? Grazie. Sì, è una bella domanda ed è un tema anche molto attuale. E, diciamo che come formazione di solito quello che viene insegnato agli architetti è sempre evitare di essere troppo mimetici, cioè di fare degli interventi che sono un po' un camaleonte e adattarsi troppo a quella che è la città storica così com'è, ma per un semplice motivo, perché se ci pensiamo la città storica è espressione di bisogni che erano rappresentativi di una certa epoca, quindi quando ad esempio gli architetti nel 500 costruivano la città in un certo modo non era pensando a come era costruita nel 300, ma era pensando a come, a quali potessero essere le loro esigenze all'epoca e a come poterle soddisfare al meglio. Pian piano anche noi, per come costruiamo oggi, stiamo costruendo città storica. E quindi sicuramente c'è un tema di armonia, di integrazione, che poi va valutato caso per caso. Cioè non, anzi, la cosa migliore appunto è non avere una strategia che va bene sempre comunque, ma per singolo progetto studiarlo, analizzarlo e capire da un punto di vista di come anche esteticamente si vuole proporre il progetto del nuovo, come farlo nel migliore dei modi. Magari a volte è solo una questione di rispettarne le proporzioni, riprendere alcuni elementi di linguaggio, però sempre facendo attenzione che il fine ultimo comunque è il servizio che come professionisti facciamo a chi vive oggi. Quindi tendenzialmente non avendo troppa paura di esprimere quello che abbiamo oggi, anche perché se uno mette insieme tutte le esigenze che deve soddisfare con il progetto, appunto non ultimo, cioè, ci sono quelle di cui vi parlavo prima, ambientali, che devo dire in questo momento per noi sono un po' al di sopra rispetto alle altre, o comunque sono quantomeno tra le principali priorità, e questo per un semplice motivo, perché se ad oggi non troviamo una risposta a quelle esigenze, tutta la parte sulla storia ce la possiamo anche scordare, la possiamo anche mettere nel cassetto. Quindi sì, c'è un modo secondo me secondo me in generale un po' appunto il nostro approccio di relazionarsi a quello che chiamiamo tessuto storico, però non con timidezza e senza dimenticarsi che appunto comunque stiamo progettando nel 2022 in questo caso. Quindi
sfruttando anche quelle che sono le tecnologie che abbiamo oggi. Se oggi facessimo gli edifici come li facevano i romani, non sarebbe veritiero, non sarebbe onesto. Quindi c'è un concetto anche molto importante in architettura, che è la verità di quello che si va a fare. Spero di aver risposto. Sì, sì, grazie mille. Bene, ragazzi, voi, visto che siete vicini, vi potete alternare tranquillamente con le domande, quindi andate pure. Sì, una domanda che avevamo noi era: come si fa, migliorando e modernizzando questi siti delle città, diciamo, come si fa a riuscire a mantenere comunque una bellezza storica? Perché cioè, sono conosciute per la loro bellezza storica, quindi cambiandoli, modernizzandoli, forse non si perde un po' quello che c'era prima? Grazie della domanda innanzitutto. La bellezza è un concetto molto pericoloso, nel senso che è anche in parte un po' soggettivo. Quindi è molto difficile dire così su due piedi quando una cosa rimane bella e quando invece la si sta un po' mettendo in crisi, no? A volte viene più da capire, ok, questo è un intervento giusto, appropriato, e allora forse è anche bello. In primis dovrebbe rispecchiare le esigenze delle comunità che ci vivono, quindi un po' come il primo progetto che vi presentavo prima. Chiaramente lì noi non avevamo un cliente, quindi eravamo... Era tra virgolette un po' più semplice provare a dare una risposta che fosse anche in linea con quello che la cittadinanza stava esprimendo in quel momento, che era appunto questi comitati per preservare il bosco urbano, eccetera. Non c'è una strategia unica, però appunto talvolta quando a volte voi vedete degli edifici magari nuovi che un po' cozzano e dite vabbè, questo è un architetto che voleva fare una cosa così, non c'era un motivo, sembra una cosa fatta così un po' su due piedi, non pensando a tutto quello che c'è intorno, non pensando alle esigenze finali. Ma vi assicuro che non necessariamente esprimere magari un edificio con materiali che abbiamo oggi, con il modo in cui noi oggi concepiamo gli edifici, non per forza è un danno. Una cosa che per esempio ci caratterizza un po', è un'osservazione che ci viene fatta come studio, è che se uno guarda come gli studi di architettura di solito fanno i progetti, si riconosce, a volte si riconosce lo studio. Quindi in quel caso è un po' come se, a prescindere da dove tu fai il progetto, riconoscessi la firma. Nel nostro caso, nella maggior parte dei progetti che facciamo, questa cosa è molto difficile. Cioè è molto difficile dire che quel progetto è nostro, perché il più delle volte la cosa che spicca di più è il fatto che quel progetto stia dialogando con quel contesto. Quello che dice sempre Mario, è il nostro fondatore, appunto quello che dà il nome allo studio, è il fatto che il progetto dovrebbe in primo luogo provare a entrare in empatia col contesto, cioè a creare un dialogo. Questo dialogo non per forza è appunto mimetico. La bellezza del progetto viene fuori quando quel progetto vediamo che dialoga con quel clima, che le comunità locali si riconoscono in certe forme degli edifici, perché quelle forme in realtà sono le forme con cui tradizionalmente si è sempre organizzata. Quindi magari apparentemente sembra che il progetto non sia di quel contesto, in realtà in molti aspetti che sono non immediatamente visibili dialoga con quel contesto. Almeno questo è il nostro approccio, poi ovviamente si può affrontare questo tema in tantissimi modi, perché è appunto un tema molto, molto complesso. Ho capito, sì. Grazie. Vorrei fare una domanda io sul discorso del valore della storicità, no? Mi sembra di intuire che negli ultimi tempi comunque anche gli architetti stiano riportando, o comunque stiano ritornando, rivalorizzando quelle che sono un po' le strutture, ma anche le forme, ma soprattutto i materiali che venivano utilizzati in passato per costruire le abitazioni. Perché c'è stato, come dire, negli anni 70, ma anche negli anni 80, diciamo, magari un abuso
del cemento, come dicevi tu, del calcestruzzo, insomma, che è vero che sono fatti da materiali che assemblati poi sono naturali, però anche dal punto di vista della coibentazione si sta un po' ritornando a quelli che erano invece gli elementi naturali, che poi sono anche quelli migliori probabilmente. Quindi anche voi nel vostro, come dire, nei vostri studi avete affrontato e nei vostri progetti pensate anche a questi elementi? Sì, assolutamente. Allora, un concetto molto importante nei progetti, e in realtà è un concetto più ampio che si applica anche ai prodotti, si applica a tantissimi ambiti, è quello del ciclo di vita. Cioè, di solito nei primi anni in cui il concetto di sostenibilità si è affermato, si tendeva molto a concepire la sostenibilità come qualcosa legata soprattutto a quanto l'edificio consuma quando io lo uso. Questa cosa però lasciava in secondo piano quanto energia consumo e quante emissioni di CO2 questo mi comporta solo nel produrre i materiali di cui questo edificio si costituisce. Quindi quello che noi proviamo a fare e che si sta provando a fare nel nostro settore ma anche in altri è quello di adottare appunto la logica del ciclo di vita. Cioè quando noi facciamo un progetto dobbiamo essere consapevoli che già lì stiamo prendendo quelle scelte che influenzeranno gli impatti lungo tutta la vita dell'edificio, come se l'edificio fosse un organismo vivo. Quindi stiamo già determinando di che materiali verrà realizzato, stiamo già determinando quali consumi avrà e stiamo anche determinando quale sarà lo scenario di fine vita, cioè se gran parte dei materiali di cui si costituisce quell'edificio andranno in discarica, verranno riusati, verranno riciclati oppure no. Quindi in questo abbiamo sicuramente grandissime responsabilità. Sul tema poi di specifici materiali, ecco, basti pensare che appunto il cemento da solo è responsabile di circa il 9%, se non ricordo male, emissioni globali, cioè tutta la filiera che produce il cemento da sola ha un impatto del 9%, cioè come se il cemento fosse un piccolo paese, neanche tanto piccolo. Quindi necessariamente dobbiamo tener conto del fatto che poiché alcune risorse si stanno, risorse diciamo di origine che si basano anche sul consumo di petrolio, stanno andando in via di esaurimento, pian piano saremo costretti o per motivi di disponibilità e collateralmente per motivi economici, perché quando una cosa è meno disponibile costa di più e questo esclude tutte le persone che vorrebbero invece utilizzarla per costruire e non possono, dobbiamo cominciare a pensare con risorse diverse e non per forza questo, come giustamente dicevi, riguarda inventarsene per forza di nuove, cioè magari c'è un modo nuovo per usare materiali tradizionali e per esempio questa è una cosa che abbiamo fatto col progetto Tecla, quindi con la prototipo della casa stampata in 3D che per forza con la terra, che per forza di cosa è un progetto sperimentale, quindi di solito quando si fa un progetto di questo tipo si fa un prototipo, si fanno tanti prototipi prima che quella cosa diventi poi realtà, chiaramente ci passa tanto studio. Però la terra non è un materiale nuovo, la terra è un materiale antico che ha tante proprietà positive, soprattutto nei climi mediterranei come il nostro, perché ha la possibilità di, in gergo si dice a maggiore inerzia termica, cioè il calore che prende lo cede molto più lentamente, quindi invece che quando è l'ora di pranzo e fa tanto caldo, quel calore viene subito trasmesso all'interno, il calore ce l'hai di notte, quando in realtà hai più freddo. E questa cosa la terra la fa naturalmente. E ci sono quindi, e la terra poi è veramente largamente disponibile, ci sono quindi però modi diversi di utilizzarla e uno di quelli che noi stiamo esplorando perché appunto queste soluzioni così innovative vanno anche un po' investigate prima di poter dare delle risposte finali è quello di usare una cosa nuova come la stampa 3D che si applica in tanti settori e anche quello dell'architettura con un materiale tradizionale alla terra, perché tanti sviluppatori che stanno cominciando ad approcciare questo tema della stampa 3D e delle tecnologie innovative lo stanno facendo con il cemento e quindi non stiamo risolvendo nulla di fatto. Poi un'ultima cosa che vorrei dire su questo aspetto è il fatto che non c'è, un po' come il concetto delle forme, no? Non c'è il materiale che va bene sempre comunque. In base al contesto, se quel materiale è disponibile, è disponibile e non si consuma in tempi troppo veloci rispetto alla sua capacità di rigenerarsi, nel caso dei materiali naturali, allora è un materiale appropriato a quel contesto. Però è fondamentale che all'inizio di ogni progetto si faccia uno studio del contesto locale.
per capire cosa c'è e come si può sfruttare. Benissimo, grazie Valentina. Allora ragazzi, le vostre domande? Sì, le volevo chiedere i pregi e i difetti secondo lei degli edifici a zero emissioni. Sì, dammi del tu. Comunque, allora i pregi e i difetti. Anzitutto non esistono gli edifici a zero emissioni. Sfatiamo questo mito. In generale, come progettisti, ogni volta che facciamo un progetto dobbiamo pensare che stiamo facendo un minimo di danno, lo stiamo sempre facendo. Poi possiamo essere molto bravi a contenerlo o a compensarlo, cioè a far sì che quelle emissioni di CO2 che noi generiamo con i materiali, con i consumi, eccetera, le assorbiamo da qualche altra parte. Con un parco, con producendo energia, con le rinnovabili e così via. Però l'edificio a zero emissioni in realtà tecnicamente si chiama edificio a emissioni quasi zero. Perché? Perché proprio se noi dovessimo astrarci dall'architettura e vedere un edificio solo come un oggetto dal punto di vista della fisica proprio quella che voi studiate a scuola, quell'edificio cede, dà energia, cioè richiede un certo quantitativo di energia, non sarà mai una macchina perfetta. Il difetto, secondo me, del concetto di edificio energia, vabbè, il pregio ovviamente è il fatto che noi non possiamo più pensare a edifici che sono energivori, quindi non è che è un pregio, è un imperativo, dobbiamo per forza farli così. E tra l'altro ormai molte direttive europee recepite pian piano anche dai paesi, anche dall'Italia, ci chiedono che tutti gli edifici pubblici, anche le scuole, siano edifici a energia quasi zero e che anche gli edifici privati pian piano siano edifici a energia quasi zero. Quindi il pregio è che semplicemente ne abbiamo bisogno e dobbiamo per forza essere molto concreti nel dire quanta energia richiede quell'edificio. Se poi lo facciamo non pensando solo a quando lo utilizziamo, ma anche ai materiali di cui è costituito, allora abbiamo un concetto un po' più ampio di edificio energia quasi zero. E quindi questo è, se vogliamo, il difetto, o meglio, la cosa che si può migliorare di questa definizione. Ossia il fatto di non tralasciare che se noi prendiamo un bel edificio e consuma poco, magari metà di quell'impatto, potenziale impatto di quell'edificio è legato all'energia che consuma, l'altra metà è di cosa è fatto. E quindi è un concetto, per sintetizzare, essenziale, da cui non possiamo scappare, però incompleto. E dall'altra è anche un modo per parlarci tra di noi e dire, trovare un parametro per confrontare anche oggetti molto diversi, anche edifici molto diversi. Quindi uno di questi è per esempio dire quanti kilowattora a metro quadro questo edificio mi consuma all'anno, se è prossimo allo zero e se quel tanto di zero che non riesce a fare lo faccio con delle energie rinnovabili installate lì dove ho il progetto, ho fatto un edificio energia quasi zero. Bene, direi molto chiaro il concetto, in effetti qualsiasi cosa facciamo comunque un piccolo consumo lo produciamo, ecco. Ragazzi, se avete altre domande? Sì, noi vorremmo chiedere se oggi ci sono dei materiali alternativi che vanno molto di moda, cioè disponibili in grande scala. Utilizzati in larga scala. Sì. Sì. Ah, ci sono tante tendenze che si stanno un po' esplorando. Una di queste, per esempio, sono i materiali ecoattivi, che sono dei materiali utilizzati soprattutto per le finiture, quindi quelle cose che voi vedete, diciamo, le superfici delle facciate, le superfici delle pavimentazioni urbane, e a livello di città hanno un certo impatto. Sono praticamente dei materiali tradizionali, come può essere la ceramica, però che hanno all'interno delle particelle di biossido di titanio che gli permettono di interagire quando ci sono delle sollecitazioni atmosferiche, quindi in presenza di CO2, quando piove, eccetera. Questo ha un duplice effetto, cioè quella superficie diventa più facilmente manutenibile, quindi
abbiamo bisogno di meno solventi per pulirla, abbiamo città meno grigie potenzialmente, o ospedali, perché per esempio i materiali radioattivi sono molto utilizzati negli ospedali per una questione proprio anche di igienicità, e abbiamo anche un materiale che pure è molto in piccolo, e chiaramente su questo non bisogna esagerare rispetto ai benefici, però assorbono la CO2. Quindi questo per esempio è una tendenza abbastanza evidente. Un altro grande filone è quello dei materiali di origine naturale, ma in qualche modo programmati. Cioè tu puoi, un po' come la stampa 3D e la Terra, cioè tu puoi unire la tecnologia e ottenere dei materiali che sono magari a base di sostanze organiche, ma trovi una modalità attraverso cui convogli quel materiale a disporsi in un certo modo. Una cosa molto interessante, molto curiosa, ad esempio, sono i miceli, quelli che in maniera impropria vengono chiamati funghi. Coi funghi oggi si fanno per esempio i pannelli acustici fonoassorbenti, che sono quelli che ti isolano dal caos, dal rumore. Tu cosa fai? Fai sì che dai ai funghi, tra virgolette, una strada nella quale svilupparsi, però è come se quel materiale tu non lo stessi producendo, cioè sta crescendo naturalmente. Chiaramente tutti questi materiali che sto nominando, anche materiali naturali molto più tradizionali, come possono essere la fibra di legno, il sughero, la lana di pecora, tutti questi materiali qua, che magari derivano da eccedenze dei settori agricoli e dell'allevamento, oppure da altri settori in cui sarebbero uno scarto e invece nell'ambito edilizio diventano un valore aggiunto. Sono tutti materiali per cui, al di là del fatto che possano poi essere molto interessanti, devono essere pian piano testati e devono attraversare un processo di certificazione, perché bisogna dimostrare che abbiano certe proprietà, che non interagiscano col fuoco in maniera incontrollata, quindi è un tema molto complesso. Fortunatamente noi, trovandoci dalla parte della ricerca, facciamo la cosa più interessante, che è quella iniziale, un po' meno quella finale. Beh, quindi anche questo potrebbe essere uno sbocco, diciamo, per ricercatori, no? Direi che... Sì, so. Sì, assolutamente. Anzi, devo dire che ormai la ricerca è una di quelle cose di cui fondamentalmente ci sarà sempre bisogno. E un tempo magari era più frequente, quando si parla di ricerca, parlare sempre di ricerca universitaria o di ricerca accademica. Io stessa, a me sarebbe piaciuto per esempio continuare in quel ramo. Però è anche vero che anche nel privato, anche addirittura all'interno di Onlus, mi è capitato di fare ricerca anche in Onlus. Cioè c'è un grande bisogno di ricerca ed è un qualcosa di trasversale rispetto al settore, non riguarda solo gli architetti. E anche nel modo in cui all'interno di un settore si fa ricerca, è imprescindibile il fatto che ti confronti con altri professionisti. Cioè, noi ci confrontiamo con ingegneri, magari con chi è più ferrato in aspetti tecnologici, informatici, chi è più ferrato in chimica. Quindi sicuramente bisogna essere molto aperti al dialogo con più discipline. Sì, senz'altro, però è anche molto interessante, immagino, nel senso che voi ragazzi che ci ascoltate, insomma, siete già nel triennio, quindi... vi state interrogando su quello che farete nel futuro. Secondo me, visto che si parla, come dire, molto spesso di lavori verdi, ci sono dei campi che si stanno, appunto, visto gli obiettivi dell'Agenda 2030 che ci stiamo dando, insomma, che dovremmo cercare di raggiungere, studiarsi un po' tutti questi obiettivi potrebbe dare comunque degli spunti ai ragazzi per capire anche da che parte andare e dove c'è la possibilità comunque di mettersi a cercare insomma questa cosa qui dei materiali di una volta che però riutilizzati in maniera diversa. Poi naturalmente si parla anche molto di economia circolare, quindi tu introducevi il tema degli scarti. Ecco, anche lì la ricerca in quello che sono tutti gli scarti dei tessili o comunque delle industrie, secondo me si aprono dei campi molto, molto grandi, ecco, molto, molto interessanti.
Allora, lascio però di nuovo la parola ai ragazzi, giustamente, per le loro richieste, le loro domande. Noi abbiamo un'ultima domanda. Se in questo momento il calcestruzzo può essere eliminato oppure è ancora indispensabile? Bella anche questa. No. Allora, ci sono però tante strade per provare a ridurre l'impatto del calcestruzzo. Innanzitutto pensate che quando è stato introdotto il calcestruzzo è un po' come la plastica, cioè è stata una cosa che sembrava poter dare delle benefici infiniti, cioè gli puoi dare qualsiasi forma. Per un progettista chiaramente era il massimo della versatilità, poi pian piano nel tempo ha cominciato a dimostrare tutte le sue i suoi difetti, in parte per il deterioramento, in parte perché chiaramente richiede molta sabbia. La sabbia è un'altra di quelle cose che finirà se continuiamo così, e in parte anche perché chiaramente quello che prima non si vedeva, ossia l'impatto, le emissioni di CO2 per produrre il calcestruzzo, adesso invece è una cosa che non possiamo ignorare, no? Però si sta facendo molto anche in quel campo, e i primi che stanno facendo qualcosa sono proprio chi produce il calcestruzzo e chi produce il cemento, per un semplice motivo che chiaramente ormai hanno costruito una loro expertise in quel settore e non è che ci possono rinunciare improvvisamente, cioè qualcosa devono fare anche loro per sopravvivere proprio da un punto di vista economico. E da qui è fondamentale anche per loro fare ricerca, cioè capire come faccio sì che riduco l'impatto di questo materiale. Un modo, per esempio, è a scala proprio di composizione del materiale. Lo si fa inserendo degli inerti di scarto. Ad esempio si fa molto con le polveri che derivano dalla lavorazione dell'acciaio. Solo che nel momento in cui produrre l'acciaio è un processo a impatto negativo, chiaramente noi non possiamo pensare solo a quegli scarti come l'unico modo per sostituire altre componenti del cemento e far sì che quel cemento abbia, tra virgolette, un certo contenuto di riciclato. Quindi un'altra cosa che si può fare è che si fa, per esempio, dal punto di vista di chi progetta, e che però ha un impatto di chi produce, il calcestruzzo è quello di ottimizzarne l'uso, cioè usarlo dove serve da un punto di vista strutturale. E c'è quindi tutta un approccio che si chiama topologia, che è molto applicabile in architettura grazie allo strumento di software, da qui anche veramente la diversificazione proprio dei background, delle capacità e delle conoscenze delle persone che si trovano a lavorare in studi professionali come questo. I software ti danno la possibilità di capire, ok, dove si distribuiscono le forze all'interno di questo muro, di questo solaio, come posso mettere il materiale solo dove serve. E quindi questo fa sì che si riduce tantissimo la domanda di quel materiale. Per cui ancora non è eliminabile, ma molti stanno lavorando per far sì che sia sicuramente di molto ridotto il suo impatto. E poi pian piano bisogna trovare dei materiali alternativi. Per esempio il legno è un materiale molto interessante, ma anche sul legno bisogna fare molta attenzione, perché usare il legno in sostituzione del cemento ha senso laddove si attinge da delle foreste gestite in maniera sostenibile. Ci sono tanti sistemi di certificazione delle foreste come FSC, PFC e tante sigle che in questo momento sicuramente per voi non vogliono dire niente, ma per dire che c'è proprio una filiera anche del prodotto legno. Il legno però va usato dove è disponibile e dove ha certe caratteristiche. Non ha senso che magari importiamo del legno dalla Malesia, perché quel legno fa un sacco di chilometri e fa le stesse emissioni che farebbe il calcestruzzo per essere prodotto. Quindi bisogna anche stare attenti un po' agli slogan in questo ambito. Però per esempio il legno è un materiale che ha potenziale. Bisogna solo appunto stare attenti anche a quelle che sono le sue proprietà e al fatto che è un materiale naturale, come tutti i materiali naturali, è più deperibile, più attaccabile. Quindi bisogna, percorrere diverse strade per arrivare a sostituire il calcestruzzo, e ci vorranno molti anni. Subito. Ragazzi, se avete altre domande? No, noi abbiamo finito. Anche noi. Ok. Interessante il discorso che facevi, Valentina, sul fatto
che appunto i materiali con cui si costruiscono gli edifici debbano essere comunque anche contestualizzati nel contesto in cui uno vive. Per esempio, ma se uno si fa, come dire, l'Italia ha la fortuna, come dire, di avere dal mare alle colline, alle montagne, se uno viaggia un po' si rende conto che a seconda di dove si trova, negli edifici diciamo più datati, si vede subito questa cosa. Se in montagna magari c'è un pochino più di utilizzo di legno, ma anche molto spesso della pietra, invece nel nostro territorio molti mattoni, perché noi siamo nella pianura padana, e quindi anche questa lettura del territorio delle nostre città, ragazzi, vi invito a farla quando viaggiate, e giustamente anche le forme degli edifici a seconda del clima in cui si abita, credo che sia tutto, cioè diciamo che i nostri nel passato, le civiltà passate erano da quel punto di vista lì sicuramente molto più sostenibili, sapevano bene come approcciare le progettazioni. Sappiamo che i romani sono stati tra i più abili costruttori, l'arco, i ponti che non hanno costruito, insomma li ritroviamo anche in tutta Europa. Quindi direi ecco, che è molto importante questa cosa, no? Che stai dicendo, cioè quel rispetto storico di cui si parlava inizialmente è questo, cioè più capire diciamo l'essenza di quel contesto dal punto di vista dei materiali, delle forme che sono appropriati a quel contesto. Non è necessariamente come appare l'edificio, perché come appare alla fine ha poco impatto. È qualcosa che viene dopo, ecco. Certo. Volevo anche aggiungere un'altra cosa, anche per fare un esempio rispetto a quello che avevo, come dire, provato a invitare i ragazzi a fare, che secondo me però voi avete già fatto con degli studenti. Il progetto di cui accennavo prima, che è Generation On Board, credo che anche tu abbia partecipato insieme all'architetto Cucinella in parte a questo progetto, ha coinvolto diversi ragazzi, più di una ventina se non ricordo male, un pochino più grandi rispetto a voi, ragazzi di una ventina d'anni, e questo progetto che poi era anche un concorso. Non so se ci puoi dire qualcosa di più su questo progetto, ma soprattutto su quello che è venuto fuori, insomma le idee che hanno tirato fuori i ragazzi, che sono quelle le ragazze, che sono quelli che ci interessano anche un po' per lo sviluppo un po' di una futura urbanizzazione, ecco. Sì, io ho partecipato con Mario in realtà a uno degli incontri con questi ragazzi, che erano sì, ragazzi diciamo dell'università, forse c'era solo un architetto, se non ricordo male, e tutti gli altri in realtà venivano chi da psicologia, chi da scienze politiche, da ambiti completamente diversi. E questo credo sia anche il valore aggiunto di quel tipo di esperienza, proprio perché talvolta tra architetti, come in tutti gli ambiti, si finisce un po' per dire sempre le stesse cose, cioè rischiamo di rimanere un po' chiusi su quello che già sappiamo, su quello che già conosciamo, e magari perdere un pochino di spunti che si possono avere se ci si allontana un po' dai temi, no? E quindi con loro sicuramente era stato un dialogo molto interessante. E ci capita ogni tanto di fare esperienze di questo tipo, chiaramente non sono la maggioranza, però ci capita, e sono sempre molto, molto interessanti. In quel caso i ragazzi si erano concentrati sullo sviluppo, diciamo, di un'idea, un concept, quindi molto, molto, molto primordiale come stadio di progetto. Si parlava veramente di sketch, e avevano immaginato come potesse essere una sorta di hub dell'economia circolare all'interno di un parco, no? Quindi immaginando che potessero esserci questa specie di padiglione virtuoso, sia degli spazi che un po' potessero essere rappresentativi di un nuovo modo di vivere, quindi magari la zona bar dove tu però hai magari degli alimenti che vengono ottenuti in un certo modo, con una certa attenzione alla dieta, che anche questo è una di quelle cose che impatta tantissimo a livello ambientale, oppure una piccola area per riparare determinati oggetti. Ci sono una serie di oggetti, ad esempio quelli, gli apparecchi elettronici, che tra l'altro contengono un sacco di metalli preziosi e che se riparati si può prolungarne la vita utile, e questa è un'altra strategia potenzialmente interessante. E poi c'era
c'erano tutta una serie di elementi della zona che mostrava il ciclo dell'acqua e così via. Ed era interessante anche il fatto che loro avevano un po' immaginato che ci potessero essere come delle monete, diciamo, digitali che si potevano ottenere facendo delle azioni virtuose o meno, e queste monete tu le potevi spendere in dei servizi all'interno di questo padiglione. Quindi era interessante il fatto che il comportamento virtuoso, quanta CO2 io evito, ha un impatto diretto nella vita di tutti i giorni, che è il modo migliore per veicolare un cambiamento attraverso il comportamento delle persone. Perché talvolta si tende a pensare che alla fine è tutta una questione dei tecnici, no? Dei progettisti, così via, però, o dei politici, però di fatto ecco, molto del potenziale impatto ambientale si può evitare anche, non solo ovviamente, ma anche grazie al comportamento delle persone. Quindi sicuramente è stata un'esperienza interessante per questo motivo, cioè perché ci ha permesso di confrontarci un po' al di fuori del nostro solito. Grazie Valentina, sì, era interessante vedere anche un po' il punto di vista dei ragazzi, che immagino quindi siano andati appunto dagli esempi che hai fatto tu molto nel concreto rispetto a quelle che sono le loro esigenze anche in virtù di nuovi servizi o questa cosa appunto del fatto che si possa misurare quanto uno è virtuoso e quindi venga premiato per questa cosa qua. Certo. Questo è molto utile. Una cosa che non abbiamo, come dire, giusto una curiosità, adesso visto che abbiamo un po' di tempo, ne approfitto anch'io, è tutto il discorso del mondo della tecnologia utilizzata anche per la sicurezza delle persone all'interno delle città, che ha uno sviluppo completamente, diciamo, nuovo rispetto a quello che poteva essere in passato. Mi ricordo qualche tempo fa, avevo letto un articolo in particolare legato anche al fatto che comunque nella progettazione delle città viene tenuto conto delle esigenze anche di genere, che sembra una stupidata, ma in realtà è come per testare le medicine: se tu usi sempre un campione che sono unicamente uomini o unicamente donne, non avrai mai, come dire, un risultato unico. E anche qui era venuto fuori molto, soprattutto appunto la sicurezza nei parcheggi molto più illuminati, anche perché sappiamo che comunque le donne sono più soggette all'aggressione, no? E quindi c'era questo articolo che era stato molto, diciamo, molto interessante, che aveva preso insieme questi due elementi, quindi quanto la tecnologia nelle città ci potrà aiutare, quanto lo sviluppo potrà essere, e poi anche testato comunque rispetto a quelle che sono le esigenze, per quello che prima dicevo ai ragazzi, di pensare anche quando si va a, diciamo, anche a risistemare una città, è importante tenere conto, oltre che del genere naturalmente, ma anche di quelli che sono i cittadini che vi vivono, quindi che siano delle comunità più di anziani, ma anche e soprattutto dei giovani, che sembrano sempre molto poco, secondo me, ascoltati. Sì, assolutamente. Diciamo che la tecnologia in questo è sicuramente un importante alleato. Non è la tecnologia, ovviamente non dovrebbe mai essere il fine, ma dovrebbe essere il mezzo che un pochino abilita questi cambiamenti, no? Senza dubbio ci sono ormai degli strumenti che permettono, per esempio, di combinare esigenze ambientali e esigenze di sicurezza. Il più banale di tutti, che non è assolutamente niente di nuovo, ma tutta l'illuminazione che si gestisce attraverso sensori di presenza. Quindi questo permette di ottimizzare da una parte notevolmente i consumi, dall'altra permette anche di avere degli spazi ben illuminati. Prima ancora di arrivare a questo, è chiaro che nel modo stesso, ancora una volta, in cui noi conformiamo la città, stiamo creando maggiori o minori possibilità di includere le persone, a prescindere dalle condizioni fisiche, dal genere, dall'età e così via. Quindi se noi facciamo, ad esempio, un grande spazio coperto che non ha alcuno sbocco per tanti metri, e dobbiamo già metterci nell'idea che lì ci passi una persona, che quella persona possa trovarsi in una condizione magari anche solo di percezione e di insicurezza. Quindi in primis sicuramente è necessario pensare a livello proprio di formale, alle tipologie di spazi che facciamo. Quando mettiamo
Pensiamo a una, normalmente chiaramente la città è in 3D, quindi pensiamo a dei dislivelli, a degli elementi che possano stare su delle quote diverse. Dobbiamo sempre pensare anche a un anziano, una persona che ha una particolare condizione di disabilità, che non per forza è soltanto una disabilità fisica. Mettere in condizioni le persone di vivere la città in modo ciascuno con le proprie specificità, ma non in modo escludente. Quindi sicuramente c'è un importante supporto che può essere dato dalla tecnologia, ma dall'altra non dobbiamo, tra virgolette, delegare alla tecnologia la responsabilità ultima di questi temi. E l'altra cosa è che la tecnologia permette tantissimo alle persone, non solo in chiave di sicurezza, ma anche nel massimizzare quella che è la possibilità di fruire di determinati servizi, di adattarsi alle proprie esigenze. Basti solo pensare, per esempio, al bike sharing. Noi non abbiamo più il bike sharing, ma è molto più difficile trovare un bike sharing con le stazioni soltanto in determinati punti. Il free floating, ossia trovare le bici dovunque tu vuoi, è sicuramente merito della tecnologia. Senza la tecnologia una cosa così non l'avremmo potuta immaginare. Bene, grazie Valentina. In effetti questo tema dell'architettura, dell'urbanizzazione, delle città sostenibili è un tema larghissimo, si parla poi anche di mobilità, insomma ce ne sarebbe da parlare per tantissimo tempo. Quindi se i ragazzi nel frattempo non hanno più domande, io direi che possiamo anche salutarci. Comunque è un argomento questo che noi proporremo sicuramente, perché sono venuti fuori tantissimi spunti anche da questa intervista di approfondimento. Quindi qua oggi, come dire, abbiamo fatto un excursus, come dire, con naturalmente mirato di più all'argomento di oggi, che era quello di quando si progetta una città dal punto di vista ambientale, quali sono i criteri da tenere in conto, però ce ne sono tantissimi altri, ecco, quindi è un tema, un argomento, è un, diciamo, che dà ampio spazio anche ai ragazzi, secondo me, per capire nel futuro che cosa potranno fare, perché ci sarà molto da lavorare per adattare le nostre città, riqualificarle a quelli che saranno i cambiamenti a cui stiamo andando incontro, che tanto comunque ci saranno, e quindi bisognerà anche che ci troviamo altri modi per poter resistere un po' a quelli che saranno i cambiamenti che ci aspettano. Sì, o adattarci, forse è la cosa più, certo, più probabile. Anzi, tanto, come dire, noi come specie siamo sempre stati molto bravi ad adattarci, però insomma queste sono delle condizioni un po' diverse dal solito, però sicuramente è una cosa che siamo molto bravi a fare, e quindi bisogna studiarci sopra e adattarsi però in maniera intelligente, ecco. Assolutamente. Io vi ringrazio. Grazie mille. Sicuramente tema complesso, ma spero insomma qualche punto lo abbiamo toccato. No, grazie, assolutamente, tantissimi, tantissimi punti. Spero che anche per voi ragazzi sia stato utile. E ringrazio gli insegnanti, il professor Temeroli, Gianluca e le insegnanti che erano presenti durante la nostra interview. E quindi io ne approfitto per salutarvi tutti e ci vediamo prossimamente sempre su questi schermi, sempre con un pozzo di scienza. Grazie mille. Grazie, un saluto a tutti. Grazie, arrivederci.